Di turca senza vanna, Michele ma, Michele ma, a riposare, a riposare. Alessandria, Tiro, dalla Palestina, dalla Grecia, dal Mar Rosso, portando mercanzie esotiche e rare come seta, unguenti e profumi, legname pregiato, monili preziosi. Quest'oggi sono apparse improvvisamente all'orizzonte delle navi alessandrine. Gli abitanti gioiscono nel vederle. Sulle banchine si riversa tutto il popolo di Pozzuoli, si rovescia e si addossa sul molo. Le indicano col dito, riconoscendole dalle vele. Mentre tutti si precipitano così verso il lido ad ammirare le navi che si schierano, ho provato la gioia del pigro indugiare. Così scrive Seneca all'amico Lucilio. Sulla banchina del porto si intrecciano lingue e dialetti lontani e sconosciuti. Per vendere o comprare bestie per i circhi, o schiavi, vettovaglie, vino, vasellame ed ogni altro ben di Dio. Tutti portano i propri costumi, le proprie abitudini e vengono accolti. Del puteolano, in quella dialettica astiosa, pronta ad azzannare le altrui argomentazioni, in quella tempra e natura di Ulissidi, approdati quaggiù chissà da quali terre e da quali lidi. Pozzuoli non era solo l'emporio d'Oriente, ma anche una ricca città industriale e manifatturiera. Vi si lavorava il ferro dell'Isola d'Elba, si fabbricavano i vasi rossi campani che erano le principali merci di esportazione insieme alla polvere pozzolana, il miglior cemento dell'antichità. Ma è il mare il destino della città e la tradizione marinara di Pozzuoli sopravvive nel lavoro dei pescatori e nelle abili mani dei costruttori di barche. Andiamo ancora indietro nel tempo. È il 528 avanti Cristo, il primo anno della 63esima Olimpiade. Un gruppo di fuggiaschi politici provenienti da Samo approda ad una rocca simile a quella dove alcuni secoli prima altri coloni greci calcidesi avevano fondato Cuma. I vicini, potenti cumani, accolgono di buon grado i nuovi arrivati che, memori della tirannide di Policrate nella vecchia patria, chiamano la nuova Dicearchia, cioè città del giusto governo. Ma fra il 420 e il 421 a.C. anche Dicearchia divenne sannita, continuando ad accrescere l'importanza del suo scalo marittimo. Che la città acquista sempre più valore sia militare che commerciale. Il nome cambia da Dicearchia in Puteoli, ovvero piccoli pozzi, come spiegano Strabone e Terenzio Varrone. Questi stessi vicoli forse percorrevano i soldati del console Quinto Fabio, che nel 215 a.C., per ordine del Senato romano, occupano la rocca e il porto per contrastare l'avanzata di Annibale. Questi stessi vicoli percorsero generazioni di puteolani dai tempi del mitico fondatore di Carco ai nostri giorni, attraversando periodi di splendore e di decadenza, di abbandono e di ricostruzione. Terra! E
il grido dei marinai che riconoscono all'orizzonte il profilo familiare della costa del proprio paese. E Rione Terra è il nome di questo borgo fantasma, l'acropoli dell'antica diciarchia, che fino a pochi anni fa risuonava delle voci dei suoi abitanti, discendenti dei coloni greci e delle genti che in 25 secoli sono approdate alla ripa puteolana. Del Rione Terra. Nel 1968 il bradisismo si risveglia e due anni dopo, nel 70, costringe all'esodo gli abitanti del Rione. Poi, nel 72, dopo essersi sollevata di 1,70 m, la terra si ferma e ritornano i giorni dell'ottimismo. Riusciranno infine gli eventi sismici degli anni 80 a spegnere la più che bimillenaria storia del Rione Terra? Ai sami fuggiaschi Pitagora auspice, chime generosa nutrice aprì l'emporio, in ossequio alla comune ionica stirpe. Tra il giusto governo e i pozzi sulfurei, mura ciclopiche sulla gittata di terra, cupola di tufo sorta dal mare. Prima città, acropoli, rocca, castro, centro di culto, Delo minore totius orbis ferrarum, Annibale non è più alle porte. Adesso risuoni, vuota di passi, ma la clessidra del bradisismo batte un tempo che lo Stabat segretamente scandisce. Scava nel tempio di Giove e nel capitolo di Augusto, tra i cocci da Calpurnio pagati, fregi cumani e sannite fistelie, un'orma del santo di Tarso e una traccia del mago Tianeo, poche note del maestro di Iesi e un destino vissuto sul fuoco. Dall'incendio della cattedrale di Pozzuoli avvenuto nella notte fra il 16 e il 17 maggio 1964 tornano alla luce gli imponenti resti del Tempio di Augusto. Pur essendo noto che la chiesa barocca inglobasse l'antico tempio,